sindaco di Valle Castellana, Camillo D'Angelo, è tornato a denunciare lo stato di abbandono della SP49, una vera e propria groviera, una strada di competenza provinciale in pessime condizioni, ulteriormente deteriorata dall'ultima ondata di maltempo, ma che tutti i giorni, anche più volte al giorno, i residenti al confine con le Marche sono costretti a percorrere. A nulla sono valsi gli appelli di sindaco e cittadini che da tempo chiedono alla provincia di Terra un rapido intervento. Sindaco, è tornato il maltempo e sono tornate le criticità per la strada che porta a Valle Castellana, una situazione drammatica. Situazione drammatica, ma soprattutto per l'incapacità di spendere dei fondi che sono da anni nelle casse della provincia, i fondi ANAS, 4,3 milioni se non vado errato a memoria di quello che sono le ultime comunicazioni, che non sono ancora stati pianificati, quindi mancano ancora gli incarichi, il procedimento è ancora lungo e credo che se continuiamo di questo passo per i prossimi anni rischieremo anche addirittura di perderli, perché ANAS ha intimato di spenderli entro il 31-12. Per fortuna ADAS che dà una strillata a una provincia che purtroppo è troppo ferma. I cittadini sono molto preoccupati e ci sono delle frazioni che rischiano di rimanere totalmente isolate. Sì, lo scuolabus un paio di volte è stato soccorso dai mezzi del comune, dei mezzi che hanno aiutato lo scuolabus a superare dei tratti che sono sprovvisti di asfalto, che sono tutt'oggi in frana, che sono quattro in realtà i punti in cui rischiano addirittura a volte anche di cadere nella scarpata, e questo l'ho segnalato più volte alla prefettura, ma che naturalmente non ha dato alcun seguito alle mie segnalazioni. Lei insieme dei cittadini aveva annunciato tempo fa di essere pronto a scendere in piazza. Certo, se il 31-12 non si vedranno i cantieri iniziare, faremo quando necessario e soprattutto inizieremo a riprendere tutte quelle note fatte per le quali non abbiamo avuto alcun seguito.